gente giallorossa e non, auguri di buona Pasqua, una serena Pasquetta, anche se rimane tutto molto difficile quello che ci accade, però magari la Pasqua e la Pasquetta in qualche maniera riescono a mitigare un attimo gli animi, perché poi senti parlare ovviamente del calcio, di gente del calcio che... Io però non ho sentito, parlo di Gattuso, parlo di tanta altra gente che sta facendo delle cose importanti anche per gli altri, però non ho sentito un fottutissimo dei nostri politici che abbia detto diminuiamoci il compenso. So che Conte guadagna circa 1.100.000 euro l'anno, soldo più soldo meno, 1.120.000 euro l'anno. E non ho sentito, adesso mi tolgo, che ne so, metà dello stipendio e facciamo qualche cosa. Questo vale per tutta la classe politica, ma non volevo parlare di questo. Magari ne parliamo più tardi o domani, non lo so. Però c'è che siamo abbandonati a noi stessi, le cose di cui gli altri non hanno assolutamente nessuna problematica a non seguire le regole, noi siamo chiamati a tutti. A uscire, a mascherina, giustamente, anche per la nostra salute, per l'amor di Dio. Però certo è che siamo arrivati, credo, alla frutta, perché la gente dopo 40 giorni di quarantena, io non so dove va a pescare i soldi per poter fare le spese, anche per poter pensare a una Pasqua che una volta si faceva agnello e tante altre cose. Ciao Stefano, mi sai qualche cosa? Ciao Mirko. È chiaro che oggi è diventata una lotta anche per la sopravvivenza, insomma va bene che in qualche maniera hai l'accessibilità a poterlo fare, ma quanto ancora dureremo? Io mi auguro che presto si possa tornare alla normalità, perché questa non è vita, anche se poi non è che siamo tutti quanti, come posso dire, c'è anche quelli fortunati, no? Stavo guardando, ciao Marco, stavo guardando Ronaldo, su cui il Corriere dello Sport, che ormai va a cercare le tracce ovunque di tutti, e ad un certo punto dice: questo, sai, c'ha la villa, c'ha la piscina, c'ha lo sfarzo. Insomma, uno che guadagna 31 milioni l'anno, 60 miliardi delle vecchie lire, che dovrebbe già sono un fortunato, c'è un giardino e via discorrendo. Ma quanta gente deve stare dentro a un appartamento di due stanze e bagno? O magari anche più piccolo, non lo so. Allora, queste cose qui però non le bada assolutamente nessuno, per cui senza invidia, chi ha i soldi giustamente, quarantena la vive meglio di come la possiamo vivere noi, però ve lo dico chiaramente, non è che si viva di invidia, ah, e usa e chi non ha, insomma, si attacca al tram e tira forte. Per quello che riguarda il resto, abbiamo sentito anche ieri, cercare di mettere una disputa tra Fonseca e via. Come si fa? Adesso io capisco tutto, però se c'è qualcuno che ha voluto l'ex giocatore del Napoli, quello è sicuramente Paolo Fonseca, e quindi non riesco assolutamente a comprendere come si possa cercare di mettergli uno contro l'altro. Ciao Simone. E a un certo punto pensare che non è contento Fonseca di quello che succede con l'ex partenopeo. Veramente è una scialtronata, comprendendo, ciao Matilde, comprendendo tutto quanto, ci sono anche dei limiti che non si possono travalicare per vendere due copie di giornali. Sentite che spettacolo che succede, devo dire la verità. Sentite, è incredibile. Questo è il culo, magari, no? Di essere in un posto qui al mare, a Fregene, di poter in qualche maniera anche godere di quella che è la natura. Comunque, noi sicuramente ci ritroveremo a breve, per non dire a brevissimo. Cercheremo di, come posso dire, di vivere insieme queste giornate. Speriamo che a maggio arrivi, anche se manca un sacco di tempo. 20 giorni a questa possibilità di apertura, perché non si vive più, non c'è più niente. Anzi, grazie a Dio che c'è la televisione, per quanto ti possa rimbambire, o che c'è questo strumento con cui in questo momento stiamo
parlando insieme. Già questo, per dire la verità, è un grandissimo lusso, avere voi che, avere voi che seguite, quello che facciamo. Noi ci sentiremo anche domani dalla radio e vedremo un attimo, di quello che si potrà parlare. Salvo imprevisti, insomma, ci saremo. Speriamo di esserci, in maniera, regolare dal vivo e non, per una replica, ma questo lo stabiliremo stasera con, la mia editrice, che sa tutto perché ciò accada, ma è ovvio anche dalla, disponibilità e dalla possibilità da parte dei fonici di poter essere presenti domani. Vedremo, insomma, quel che capita. Certo è che le notizie che ci riguardano di lasciano un momento interdetti, perché, vediamo esattamente quello che accade. Ogni giorno c'è sempre a peggiorare quella che è la situazione, e poi, come ho detto sempre e come dico sempre, poi arrivano le bollette, le scadenze, l'affitto, la luce, il gas, perché questi arrivano. Poi magari ci sarà anche la possibilità di posticipare i pagamenti, ma intanto arrivano. E torno a dire, non c'è un solo personaggio della politica, a partire dal Consiglio, dallo stesso Presidente della Repubblica, che possa aver fatto, che serva ad esempio agli altri per dire: togliamoci, che ne so, 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro a testa, che lo possono fare. Ci sono parlamentari che fanno niente, dai 15 ai 20 mila euro al mese, tanto per essere chiari. Allora, qui i problemi li abbiamo solo noi, poi ci tolgono tutto, ci tolgono la speranza di ricominciare a breve, ci tolgono il calcio. Se parli di calcio sembra che stai facendo un reato. Io invece credo che sia assolutamente un momento di avere le emozioni forti, vedete, non soltanto io ringrazio Mario Foceri, Walter Candiloro, Ermiliano Carpinetta, tutti, siete tantissimi, Stefano Vicini, Marco e gli altri. Insomma, io veramente vi abbraccio con tutto il cuore, anche perché se non ci foste voi non ci sarebbe neanche fare altro. Però confortate che magari questo trovarci insieme ormai da 35-40 anni, per quello che riguarda la radio, circa 25-26 per quello che riguarda la televisione, in qualche maniera mi confortano a stare sempre di più insieme a voi, che siete l'unica cosa sana che io incontro ultimamente, perché poi siete quello che è, te ne accorgi sempre nei momenti in cui le cose non vanno tanto bene. Tutti, nessuno escluso. Quindi un abbraccio veramente forte, che più forte non si può. Prima di sera, se vi fa piacere, diciamo intorno alle 9, ritroviamo e vediamo un attimo se è successo qualche cosa che prima di essere, raccontata. Poi avete anche la possibilità, come sempre, di scrivere, e magari possiamo anche fare, non dico un dibattito, ma un domanda e risposta, ben volentieri, per quelle che sono le mie possibilità. Farò di tutto per essere insieme a voi. Vi ringrazio, non mi aspettavo Mario, Manuelli, ma tutti, siete tantissimi. Io rimango sempre meravigliato dell'affetto con cui mi circondate, e ve ne sono assolutamente grato. Quindi una felice giornata a tutti voi, e per gli auguri di Pasqua e Pasquetta ci sentiamo stasera e sicuramente anche domani. Non mollate, perché se c'è una cosa che ci ha sempre tenuto a galla è la nostra voglia di vivere, i nostri avi, dagli antichi romani a oggi, qualche cosa nel sangue ci hanno lasciato, per cui continuiamo a resistere, passiamo anche dei momenti molto brutti, ma alla fine la nostra voglia di essere vivi, di essere, in grado di cosa, non solo per lui ma anche per gli altri, e che sicuramente poi vince su tutte queste cose. Vi voglio bene, vi grandissimamente Roma, come potrei dirvi, e vi dico fortissimamente Italia. Dai, non mollate, è roba nostra. Ciao Gianni, ore 18:30, 19 da voi.